Salve a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial dedicato al mondo Macintosh. Allora, dopo quattro puntate di fila dedicate all'utilizzo del terminale, cambiamo decisamente argomento e andiamo a parlare di qualcosa d'altro. Allora, se vi ricordate, poco tempo fa uscì il pacchetto di aggiornamenti di macOS 10.12.2, al quale dedicai un filmato in particolare, in cui cercavo di spiegare quali erano le novità, cosa era stato tolto, cosa era stato aggiunto. Tra le novità presentate in questo pacchetto c'era la rimozione della durata stimata della batteria. Ora, è per questo che io sto usando il mio MacBook e non il mio iMac, perché vi voglio far vedere appunto eh, come si può effettivamente ripristinare la durata stimata della batteria, perché eh, so che un sacco di utenti, incluso me stesso, non erano affatto contenti di questa eh, novità, perché eh, è vero che, eh, come dice Apple... Come motivazione ufficiale per la rimozione, quella durata era molto relativa, non era particolarmente accurata, diciamo così. Ma comunque faceva piacere avere un riferimento temporale, anche se cambiava di volta in volta a seconda di quello che veniva fatto con il Mac. Eh, il fatto di avere tot minuti, tot ore chiaramente espresso poteva essere utile per molti utenti. Io lo apprezzavo e infatti ho trovato questo modo di ripristinare questa cosa e ve lo vado a spiegare. Allora, si tratta di andare a eh, scaricare un file che noi troviamo a questa pagina, ovviamente il link ve lo lascio in descrizione come al solito, è un link di Dropbox, ok? Quindi praticamente se non avete un account Dropbox per scaricarlo dovete registrarvi nel sito, crearvi un account. Non credo che ci sia niente di, di, di particolare, insomma, voglio dire, eh, si tratta di registrarsi a Dropbox come vi registrate in qualunque forum online o qualunque sito che fornisce un servizio, quindi sinceramente non ci vedo niente di, di cui aver paura. Ecco. Se non avete un account Dropbox, createvelo. E, e dopodiché potrete scaricare questo zip, andiamo a scaricarlo, non pesa quasi niente, quindi lo scaricamento è praticamente istantaneo. Dopodiché possiamo chiudere la pagina e andare a recuperare il file dalla cartella downloads, eccolo qua si tratta di questo zip. Se noi andiamo a decomprimere questo zip. Troviamo questo file qua, battery.menu. Questo è un file di sistema che dovremmo praticamente andare a sostituire alla versione più recente che è stata introdotta. Dopo l'aggiornamento 10.12.2, ma per fare questo, siccome si tratta di un file di sistema, dobbiamo andare a disabilitare la protezione che hanno eh, inserito in OS X o macOS, che dir si voglia, a partire da El Capitan. Se voi vi ricordate, io feci un tutorial a suo tempo, all'inizio del periodo di El Capitan, per eh, abilitare CDOC anche in El Capitan, altrimenti non funzionava. Per fare quello dovevamo accedere alla partizione di recupero e dalla partizione di recupero andare a usare il terminale per disabilitare questa protezione. Ora, siccome tutti noi siamo diventati esperti di terminale, adesso dobbiamo andare a fare la stessa identica operazione per disabilitare la eh, protezione di macOS. Quindi prima di tutto andiamo a fare quello. Bene, eccoci qua, andiamo subito a riavviare il nostro Mac. Ed ecco qua. Teniamoci pronti appena il Mac si spegne a tenere premuti il tasto Command e R nello stesso momento. Ecco qua. Ok, potrebbe volerci un attimino di più quando si riavvia eh, entrando direttamente nella modalità di recupero, voi continuate a tenere i tasti spinti fino a che non compaiono le utilities di macOS. Ed eccoci qua. A questo punto dobbiamo semplicemente andare ad aprire il terminale. Eccolo qua. Dopodiché non, non dovremmo fare altro che andare a inserire il comando di cui vi avevo accennato. Ovvero csrutil. Disable poi facciamo punto e virgola reboot. In questo modo eh, diamo il comando per la disabilitazione del sistema di protezione e per il riavvio del MacBook nello stesso momento. Quindi facciamo tutto da terminale. A questo punto, basta aspettare che il MacBook si riavvii e possiamo proseguire. Ecco qua. E adesso torno a registrare normalmente lo schermo. Allora, una volta disabilitata la protezione di macOS, si tratta semplicemente di andare a sostituire questo file a quello presente eh, nell'aggiornamento. Allora, dove lo dobbiamo andare a sostituire è molto semplice. Vi lascio anche in quel caso il percorso per andare a rintracciarlo. Comunque in ogni caso per trovare la cartella dovete andare Macintosh HD, System, che presumo sia Sistemi in italiano, Libreria, presumo in italiano, Core Services e Menu Extras. Ecco, questo è il percorso. Macintosh HD, System, Library, Core Services, Menu Extras. In menu extras, come vedete, trovate un file che si chiama esattamente come il nostro file, battery.menu. Solo che questa qui è la versione nuova, quello che avete scaricato è la versione vecchia. Quindi, in questo senso, non dovete fare altro che andare a sostituire questo file con quello lì. Piccola parentesi, prima che mi dimentichi: eh, questo file che voi andate a scaricare è in inglese, come vedete, si chiama battery.menu. Ok? Quindi prima di andare a fare la sostituzione nel vostro Mac, che sicuramente è settato in italiano, quando andate nella cartella che abbiamo identificato, guardate come si chiama il file originale, perché probabilmente essendo in italiano può darsi che si chiami batteria.menu. In quel caso rinominate anche il file nuovo batteria.menu prima di andarlo a inserire, altrimenti il sistema non lo trova se è settato in italiano. In questo caso io non ho dovuto fare niente perché io sono in inglese, il file era in inglese e quindi era già pronto all'uso, diciamo in un certo senso. Ma se voi avete il vostro Mac in italiano, mi raccomando, fate caso quando arrivate alla cartella a come si chiama il file originale. Piccola parentesi, ecco, tanto per essere specifici. Ora, siccome la gente cambia idea col passare del tempo, io quello che vi consiglio di fare è questo: invece di cestinare questo file qui e andare semplicemente a sostituirlo con quello nuovo, anzi con quello vecchio in questo caso, io vi consiglio di rinominarlo perché ovviamente cosa succede? Che quando macOS carica la barra dei menu, tra cui c'è appunto l'icona della batteria con tutte le sue impostazioni per vedere che cosa visualizzare qui. Lui va a cercare questo file, ok? Questo file lo trova perché si chiama in quel modo lì ed è in quella posizione specifica lì. Quindi se voi andate a rinominarlo, il sistema non lo trova più fra virgolette. Di conseguenza eh, caricherà direttamente questo qui perché ha il nome giusto e sarà nella posizione giusta. Perché vi dico questo? Perché in questo modo il file lo tenete comunque da conto, fra virgolette, lo mettete in stand-by e casomai nel futuro cambiaste idea e voleste ripristinare la versione più recente, non dovete fare altro che cestinare il file che avete scaricato adesso, andare a rinominare nuovamente il file che si chiama Battery menu e potrete tranquillamente ritornare alla versione più recente senza preoccuparvi di dover cercare questo file allora, per esempio, questo qui potremmo richiamarlo battery.nuovo.menu ah, ovviamente è chiaro che vi chiede la password di amministratore perché questi sono file di sistema quindi ovviamente bisogna autorizzare qualunque cambiamento ecco qua, vedete, battery.new.menu in questo modo potete tenere il file da conto e semplicemente affiancarlo con quello nuovo. Autentichiamoci di nuovo con la password. Ed ecco qua. A questo punto il sistema caricherà automaticamente quello. Ma perché questo abbia luogo, noi dobbiamo riavviare il nostro Mac. Ma dal momento che ormai siamo tutti diventati così bravi con il terminale, andiamo a inserire un comando nel terminale. Anziché riavviare il nostro Mac, andiamo a riavviare semplicemente la barra dei menu, l'interfaccia grafica dell'utente. Allora, abbiamo già conosciuto il comando kill all che serve per chiudere una qualunque applicazione tramite Finder. In questo caso andiamo a inserire un comando di questo genere, kill all system ui server. Con questo comando qui, noi andiamo a riavviare solo la barra dei menu, in questo modo. Ecco fatto. A questo punto, possiamo chiudere il terminale. E se noi andiamo a cliccare sull'icona della batteria, Vedete che il tempo rimanente stimato è tornato 0,40 ore, quindi 40 minuti rimanenti. Come vedete non è particolarmente difficile, specialmente adesso che non dovreste più avere tutta questa paura atavica del terminale. Ecco. A questo punto, questo qui potete o cestinarlo o tenerlo a seconda di quello che volete fare. A questo punto, io non ho altro da dire se non ricordarvi di dare un'occhiata alla pagina Facebook e di lasciare un mi piace se avete apprezzato e ci vediamo alla prossima volta